sottotitolo di TED è Ideal World Spreading, idee che meritano di essere diffuse. E ora siamo qui per ascoltare da voi altre storie che ci raccontino di come lo sport unisca le persone e abbatta le barriere. L'obiettivo di questa giornata è quella di stare insieme nello spirito dei giochi, che è uno spirito di confronto, uno spirito di amicizia, uno spirito di conoscenza reciproca e uno spirito che ci apre e ci predispone a accogliere, a entrare in relazione con esperienze, storie, vite differenti, inusuali, ricche. Buonasera a tutti, io sono Francesco Messori, ho 19 anni e sono nato senza la gamba destra. Io sapevo già che all'estero esistevano già da vari anni anche alcune nazionali di calcio per amputati che giocavano a calcio con le stampelle e quindi mi sono informato anche qui in Italia se ne esistesse una, ma non era così e quindi ho voluto provarci io a crearla. Quindi nel 2012, grazie al Centro Sportivo Italiano, è nata la Nazionale Italiana di Calcio Amputati che da quel momento ha iniziato a vivere un'avventura magnifica. Ciao a tutti, sono Cecilia, ho 26 anni e nuoto da quando ne avevo 3. Ho partecipato a 3 edizioni delle Paralimpiadi. È tanti anni che racconto questa storia, ma mi rendo conto che ho sempre dimenticato un pezzo fondamentale che ho qui con me. E oggi è uno strumento che io uso quando nuoto. Questo è una canna da pesca con in punta una pallina di gomma piuma che viene utilizzata dall'allenatore per segnalarmi quando c'è il muretto della piscina. Quindi per me tutti i giorni quando nuoto non è importante solamente la tecnica, non è importante solamente nuotare più velocemente possibile, ma per me è fondamentale fidarmi della persona che sta al di fuori della vasca e che mi dà la possibilità di fare la virata. E questa secondo me è la dimostrazione pratica di come lo sport non sia solamente tecnica, non sia solamente bravura nel gesto che si compie, ma sia soprattutto quella fiducia che noi abbiamo nelle nostre capacità e non solo. Buonasera a tutti, sono il signor Skippers, grazie mille per avermi invitato. Vengo dal Sudafrica, che non è poi così lontano, ma per me è come essere venuto qui e come essere venuto dall'altra parte del mondo. Qua stiamo parlando di gioco di squadra, della nozione di squadra applicata allo sport ovviamente, ma in realtà se ci pensate bene in moltissime aree della vita, in moltissime situazioni, noi possiamo avere successo solamente se facciamo parte di un team e facciamo del gioco di squadra. Noi siamo parte, pensate, siamo parte di una squadra, di una famiglia, siamo parte di una squadra come comunità cittadina ad esempio. And your dynamic and all other team members' dynamics. E sono tutte queste identità separate che e diverse che acquisiscono una grande rilevanza quando vengono miscolate e diventano parte di una squadra. Vorrei far presente che se noi ci mettessimo meno attenzione, meno enfasi sugli aspetti esterni delle persone, il colore della pelle, la stazza di una persona e quindi come hanno detto le due persone che sono intervenute prima, se riuscissimo a guardare a ciò che si cela dentro una persona, alla parte interna di una persona, alla sua interiorità, beh, questo sarebbe grandissimo, sarebbe molto meglio. Non fate, non diventate né fate ciò di cui ha bisogno il mondo, ma bensì fate ciò che vi fa sentire vivi, in quanto ciò di cui ha bisogno il mondo è di gente che si senta viva. La lealtà e il rispetto, valori che nel mondo di oggi attualmente a volte sembrano un po' dimenticati. Bisogna iniziare fin da piccoli a far capire ai ragazzi che ci sono delle regole da rispettare in campo, così come nella vita, perché altrimenti viviamo in un mondo senza regole, senza ordine, e devo dire che nel mondo attuale penso che sia forse uno dei principali problemi, ognuno pensa di fare ciò che vuole. Ma forse il valore più grande che vi posso dire oltre a tutti questi è l'amicizia. Quello che si crea all'interno di una squadra è qualcosa di unico. Lo spogliatoio diciamo che è sacro. Chi ha giocato a rugby almeno una volta ed è entrato in uno spogliatoio sa cosa significa cambiarsi di vicino a un compagno e andare
a giocare una partita di rugby con lui, una battaglia di 80 minuti dove senza il tuo compagno non sei nessuno. The idea is to use running. Vogliamo utilizzare lo sport per intensificare la consapevolezza internazionale rispetto ai problemi della Palestina e vogliamo anche utilizzare questa campagna per promuovere stili di vita positivi e sani. Dovete sapere che moltissime persone in Palestina desiderano lasciare la Palestina per venire a vivere in Europa, negli Stati Uniti. Noi vogliamo legarli creando una connessione positiva capace di vincere la negatività e i pensieri negativi. Abbiamo partecipato a questi gruppi, questi team che nascono dai collettivi di corridori, hanno partecipato a 14 maratone internazionali. Io stesso ho partecipato a quella di Cape Town in Sudafrica e ho colto l'occasione per fare quello che sto facendo qui con voi oggi, cioè poter parlare alle persone e condividere la storia dell'occupazione, la storia della Palestina. E abbiamo veramente profuso tantissimi sforzi nel farlo, nel tentare di far scaturire la speranza nel cuore delle persone, della nostra gente, nonostante i problemi che abbiamo. When someone says the word sport, the first thing that comes to mind. Quando la gente parla di sport, si pensa subito a movimenti dinamici, a un uso dinamico di oggetti, ma in realtà lo sport è molto più di così, è una modalità di interazione e di comunicazione tra gli esseri umani, esattamente come il linguaggio verbale o il linguaggio del corpo. Quindi vorrei mandarvi questo messaggio: uscite, andate fuori da casa vostra, ma uscite, superate anche i vostri limiti, non solo i confini di casa vostra. E fatemi un favore, nei prossimi 2 giorni cercate di essere creativi, di vivere con creatività e soprattutto godetevi ogni momento di questo fantastico evento. Grazie. Noi abbiamo ospitato in questi giochi internazionali del tricolore delegazioni molto diverse provenienti da tanti paesi del mondo. Chi viene da questi luoghi del mondo, come da tante altre realtà, è accomunato da una diversità culturale, politica, di diversa natura, e ha raggiunto Reggio Emilia e attraverso lo sport ha vissuto questa intensa settimana insieme. Ecco, questa settimana dimostra che di fronte a chi erige muri, barriere, fili spinati e quant'altro di necessario per dividere chi è diverso, questa settimana dimostra che lo sport può unire la diversità, può favorire la convivenza, può determinare l'arricchimento anche e soprattutto nell'incontro tra chi proviene da esperienze e da storie tra loro molto diverse.